Benvenuti alle news di Quotidiano Medicina, le nostre pillole televisive, circa 4-5 minuti, dedicate alle ultime notizie che provengono da tutto il mondo. Oggi le news sono dedicate alle patologie del fegato e dell'apparato digerente gastroenterico, con particolare riguardo alla diagnosi con l'ecografia con mezzo di contrasto ed alle terapie di termoablazione dei piccoli tumori, delle metastasi del fegato e del colon. Ricordiamo, la termoablazione è la rimozione mini-invasiva vaporizzando i tumori con il calore, i piccoli tumori, con il calore della radiofrequenza o del laser. Con noi per parlarne il dottor Ottavio Coriglioni, amministratore della Casa di Cura Clinica Salus, perché venerdì e sabato a Salerno, all'hotel Novotel, in via Generale Clark, si svolgerà il congresso di patologia epatobiliare dell'apparato digerente promosso dalla Casa di Cura Clinica Salus di Battipaglia, che è anche day hospital e centro polidiagnostico. Questo meeting è valido anche come corso di aggiornamento ECM rivolto a medici di medicina generale, specialisti in radiologia, gastroenterologia e chirurgia generale. Allora, dottor Coriglioni, questo meeting sembra consolidare la forte immagine di eccellenza che ha la clinica Salus proprio sull'ecodiagnostica e sulle terapie, sulle chirurgie. Certo, infatti, come lei sa, siamo giunti alla quinta edizione di questo interessante convegno, al quale partecipano parecchi luminari provenienti un po' da tutta Italia, che ci onoreranno della loro presenza. E diciamo che sono già diversi anni che il dottore Capuano, il dottore Bacco si stanno occupando di questo tipo di diagnostica, che, come credo tutti sappiano, specialmente l'ecografia è un tipo di diagnostica che sta facendo passi da gigante, grandi innovazioni. Ormai è diventata diffusa il fatto di fare l'ecografia con mezzo di contrasto, l'ecografia intraoperatoria e quant'altro. Quindi è una cosa a cui noi siamo sempre stati attenti, anche col dottore Di Benedetto, che hanno seguito diversi corsi anche all'estero, per cui c'è stata anche una forte diciamo unità di intenti con, come diceva giustamente lei, con la chirurgia generale della nostra casa di cura, col dottor Ugo Bardi, e quindi che è fra i relatori anche lui, con Di Benedetto, con Bacco e anche molti chirurghi di fama, diciamo, e anche ecografisti di fama che vengono un po' da tutta Italia. Sì, un po', non solo diciamo dalla vicina Napoli, ma un po' da tutta Italia, così come abbiamo avuto consensi di partecipanti a questo convegno, che verranno un po' da tutta Italia. D'altra parte, come diceva lei, il fatto stesso che ha ottenuto 20 crediti ECM è un fatto che ne testimonia la validità. Sì, infatti abbiamo visto nelle immagini l'animazione di come avviene la termoablazione, ma noi, i nostri telespettatori, le nostre telespettatrici lo sanno già, perché hanno già seguito in passato sia con Bacco che con Di Benedetto le varie applicazioni di terapia chirurgica con queste mini sonde, che sono poco invasive e che con il calore riescono a vaporizzare, letteralmente, il piccolo tumore. Qui si parla di tumori di qualche centimetro. Qui vediamo nel frattempo le immagini della clinica Salus, la ecodiagnostica, il reparto di chirurgia. Diciamo che il momento del congresso è anche un momento in cui, come dire, si legittima un po' l'eccellenza, in cui si fa il punto, ecco, si richiamano i grandi nomi, certo. Però si fa anche il punto e si sottolinea anche l'eccellenza con questi convegni. Ed è anche un momento di confronto, poi, in qualche modo, esatto, con gli altri circolazione esperti delle idee. Ed è una cosa alla quale io, che non sono medico, come lei sa, ci tengo in modo particolare, anche perché è un modo, sia pure indiretto, di testimoniare quello che
io e la mia azienda abbiamo sempre sostenuto che ci deve essere una sinergia tra il pubblico e il privato, tra il medico che lavora nel settore pubblico e il medico che lavora nel settore privato, perché dobbiamo fare tutto questo nell'interesse del paziente e solo dialogando e confrontandosi c'è una crescita. Bene, abbiamo concluso le nostre news di oggi dedicate ad un solo argomento, questo importante convegno al quale i curiosi, chi vuole, può intervenire anche da, diciamo, da non medici o anche i medici che vogliono iscriversi all'ultimo momento. Vi ricordo che potete rivedere su internet, vi ricordo sempre, tutti i video di Quotidiano Medicina, sia i focus sia le news, andando su YouTube, digitando le tre parole Quotidiano Medicina Playlist e compariranno tutte le icone che vedete a destra, le icone con le date, gli argomenti dai quali potrete scegliere quello che più vi interessa. Bene, grazie ancora dottor Coriglioni, grazie a voi per averci seguito da casa e buona giornata.